Ciao a tutti ragazzi, oggi giochiamo su The Sims 4. Oggi facciamo un altro personaggio per me importante della mia famiglia, Lecce Bar Acquaviva, cioè Marilu Acquaviva, che è sorella di Felicia Acquaviva, sempre mia cugina. Io una delle tante ragazze che adoro come come cugina, perché è una delle tante più felici, allegre, belle. Sto fai complimenti perché io sono perché io sono grato per averla come Flavius Funkus. Scusatemi. Fatto. Che però non parlo. Sto dicendo che è una delle più brave, più gentili, più allegre, più belle cugine, e io la ringrazio perché mi ha sopportato a fare questo canale. La ringrazio ancora e ancora. Ora facciamo lei insieme a Felicia. Sì, alla fine ho voluto cambiare il capello, cioè il modo del colore dei capelli, voglio dire. Vabbè, iniziamo allora. Così manca. Si sentono rumori che sono di mio fratello, però che sta preparando qualcosa. Ci facciamo così, aspetta. Siccome non sono molto i completi, cambiamo il colore di il colore. Cos'è un naso? So per dire un naso patata, so per dire, però vabbè. Ma sono ananas questi. Non si mette gli ananas, però, nel vestito. Non pensate male. Olè. Non indossa molti vestiti. Cioè, quelli da fatto io. Però, lo metto io. Però, se un po' si sta ferma, però. Una volta, vi racconto nel frattempo questo aneddoto molto bello. Una volta la signorina in cui che proprio lei sto creando, una volta mi disse: cosa facciamo? Chi facciamo? Ecco, siccome lei è una fan, forse un po' troppo sfegatata, di Harry Potter e The Sims, perché ho pensato poi il gioco, ma dopo lo regalo il gioco, quindi sbagliato. Una volta mi disse che facciamo Harry Potter. Io dissi: va bene, facciamo Harry Potter. Perché su The Sims ho Regno della Magia, quindi ho detto: ok, facciamolo. Bene. Dopo un'ora, sì, perché erano uno dei giorni che stava con noi, sto vedendo alcune cose, quindi scusatemi. Bellissimo.
Dopo un'ora vediamo che il nostro Harry Potter era una mezza cacca, per dire un'altra cosa. Lei un pochino si infastidisce dicendo: ma che è sta cosa? Che è sta cafonata? Che è sto schifo? Aspetta un attimo. Ma mi sono ricordato che loro hanno gli occhi azzurri. Di questo colore. Aspettate un attimo, scusa. Ma perché facciamo questo? Emma, sì. Cioè, nel frattempo dice: come cavolo abbiamo fatto sbagliare in questa cosa semplice? E io dico: vabbè, non fa niente. Lì un po' si agita dicendo che calma, calma, che è una cosa bellissima da fare. Sì, nel frattempo sto vedendo cosa posso fare per gli occhi, cioè per il trucco, però vabbè, penso che non metterò niente, lasciamo stare. Ho sbagliato. Io dico: calma, calma, calma. E lei dice: che calma, che c'è una cosa troppo facilissima. E sì, un po' in cacchia. Non faccio tutto. Vabbè, poi si è calmata e basta. Non è detto di cacca, era però vabbè. Ce la faccio. Scusatemi. Non c'ha né occhiali e né vestiti così tanto formali, quindi. Facciamo così, aspettate. Mio fratello sta un pochino tossendo, ma non è niente, ragazzi, non preoccupatevi. Ma lo facciamo soltanto il personaggio perché non c'è bisogno nemmeno di fare la casa, perché se mai lui conviveranno, perché sono, come ho detto prima, le sorelle. Facciamo Marilu. Ecco qua, acqua viva. Ah, sempre un aneddoto che ho detto prima, anzi l'altra volta, con Felicia, che prima prendeva la mia famiglia, prendeva in giro alcuni ragazzi o ragazze, loro due, dicendo acqua morta. Vabbè, poi non è successo più niente. Lei è buona ed egocentrica. Vabbè, egocentrica, questi si impensano solo a se stessi.
Soltanto questo. Va bene. Io mo vi saluto e ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Ciao.